Mamona con una doppietta piega la recanatese e regala 3 punti d'oro ai locali. Con le immagini di Edoardo Daddario andiamo alla cronaca della gara. Nei biancorossi il mister Daddario schiera il consueto 4-3-1-2 con Martinez a supporto di Francese e Mamona. Assente Altobelli per infortunio, al suo posto gioca Capitanio. Nella recanatese chi ha 4 partite da recuperare, Giampaolo alle prese con Alunca, sfilza di assenze e manda in campo un 4-3-3. Pronti partenza via e Vastese subito pericolosa al secondo. Martinez si lascia ipnotizzare da De Chirico in uscita disperata. Al 13esimo altra occasione per i locali con Di Prisco che la piazza, ma è bravissimo l'estremo marchigiano a salvare il risultato. Conclusione che merita il rallenti per via di entrambi i gesti tecnici. Al 35esimo Martinez se ne va sulla fascia destra e crossa. Diallo prova la conclusione a volo ma finisce alle stelle. Al 37esimo Franzese tenta l'acrobazia, palla in tribuna e il preludio del gol che arriva 2 minuti dopo. Cross di Di Prisco e Mamona di testa fa l'1-0. Ecco il rallenti del vantaggio biancorosso. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa gli aragonesi partono forte. Al 7esimo fucilata da fuori di Martinez di mezzo esterno. De Chirico si salva respingendo il tiro velenoso. I locali spingono e realizzano 2 reti con Martinez prima e Di Prisco dopo, entrambe annullate per fuorigioco. La recanatese risponde con una punizione pennellata da Pera al 25esimo. Di Rienzo si esalta. Al 32esimo piove sul bagnato in casa recanatese, fallo di Candidi in scivolata su Di Prisco. Il direttore di gara non ha dubbi e tira fuori il rosso diretto per il giocatore numero 19 da poco entrato in campo. Al 45esimo Mamona parte in contropiede per lui cost to cost che si conclude con un tocco morbido con cui l'attaccante batte De Chirico per il 2-0 per il giovane attaccante e doppietta. Da qui a fine gara non succede altro, gli aragonesi volano a quota 24 in classifica e agguantano la terza vittoria consecutiva ma soprattutto il 7° risultato utile. La recanatese ci ha provato ma senza convinzione e lucidità, incassando un pesante stop. Mister Daddario, una gran bella Vastese, soprattutto terza vittoria consecutiva. Ma diciamo fino ai 60 minuti abbiamo fatto discretamente contro una squadra di primissimo livello con un organico che nonostante abbiano ceduto Piccioni hanno preso Titone, quindi comunque un organico di tutto rispetto e certamente questo avvalora anche questa vittoria. 7 risultati utili consecutivi, un bel filotto, vi state togliendo dalle posizioni scomode della classifica. Se fai risultato e vinci più che pareggi certamente sali di posizione. È un percorso che va da un po' di tempo e dobbiamo continuare su questa strada, insomma applicarci. Penso che la soddisfazione al di là del risultato sta nell'applicazione e in quello che è poi il lavoro quotidiano di sacrificio, di aiuto al compagno. Ho visto questo anche l'ultima parte dove potevamo gestirla un po' meglio, ma loro lanciavano sempre lungo, si sono sacrificati. Penso che la nota positiva è stata quella di non prendere gol. Prestazione positiva soprattutto del giovane Mamona, autore di una doppietta. Ma io penso che è stata una prestazione di tutti. Mamona ha fatto 2 gol, ma è stato messo nelle condizioni di fare questo, quindi Mamona certamente ci ha dato una mano sotto il profilo realizzativo e anche come soluzione tattica, però bisogna riconoscere gli altri che consentono a Mamona di esprimersi anche bene. Mister Giampaolo, ci avete provato, poi l'espulsione vi ha tagliato le gambe. Ma devo dire che il primo tempo l'abbiamo un po' regalato, secondo me, perché la Vastese era ben messa in campo, ha vinto quasi tutti i duelli, sono anche abbastanza fisici in avanti a centrocampo, noi forse potevamo fare di più.
poi il secondo tempo la squadra è uscita, l'espulsione ovviamente ci ha un po' penalizzato, perché con un campo così fangoso, difficile, giocare in 11 contro 10 vieni penalizzato. Ci abbiamo provato, però secondo me il primo tempo potevamo fare molto di più. Avete da recuperare diverse gare, se non sbaglio 4, è un campionato falsato e difficile per voi, così? Sì, ma lo è un po' per tutti. Questo secondo me non deve essere un alibi, perché i giocatori sono allenati, è normale che un campionato anomalo è più che altro mentale che fisico. Cioè, abbiamo una rosa anche abbastanza ampia, per cui questo problema si può sopperire. L'approccio secondo me il primo tempo è stato non da Recanatese, però poi ripeto, la squadra del secondo tempo è uscita, per cui significa che fisicamente stava bene. È solo un problema di testa, nel senso che io penso che un giocatore vorrebbe giocare sempre. È normale che mentalmente può essere un po' condizionato, però l'importante poi è sempre fare la prestazione. Però poi chi fa gol su questo campo è difficile, anche perché la Vastese poi è stata molto brava a difendersi, erano tutti belli compatti, era difficile trovare gli spazi. Niente, bisogna andare avanti, archiviamo questa sconfitta e, come dicevi tu, fra 3 giorni c'è subito un'altra partita, dobbiamo assolutamente rifarci.